soprattutto deve considerare se sta facendo un investimento di tipo speculativo o un investimento di medio-lungo termine, quindi i temi della possibilità del rischio legato all'investimento, alla valutazione, la svalutazione. L'imprenditore deve farli fruttare quei soldi, quindi se li accantona in modo duraturo, l'obiettivo è avere un prodotto che tendenzialmente e storicamente incrementa il suo valore, non lo contrae o è molto a rischio, con possibilità che venga mantenuto o accresciuto. Allora, in quest'ottica posso pensare al discorso TFM-TFR, chiarendo che le norme esistenti non obbligano nessuna azienda ad accantonare fisicamente, in termini monetari, l'importo del TFR o del TFM, perché è un accantonamento di scritturazioni contabili, non ho la necessità di dimostrare a nessuno di avere quella cifra da qualche parte. Però molte aziende, opportunamente, almeno in percentuale sul totale accantonato, desiderano avere qualcosa da parte, perché al momento della Diversificare, chiaro. dismissione del dipendente potrei trovarmi in difficoltà, perché magari in quel momento sto facendo altri tipi di operazioni e non avere il liquido per poter liquidare il dovuto, insomma, ai soggetti titolari di questi trattamenti di fine rapporto.